Benvenuti a questo primo meetup in terra borghese. Il motto di valinafrica.com è molto semplice: conoscere, connettere e creare. Conoscere perché la nostra convinzione è che c'è una grande ignoranza sul continente africano in Italia. Appunto, è un continente, non un paese, sono 54 paesi diversi, molto diversi anche tra loro, tra regioni, tra zone. Connettere interessi professionali, passioni, curiosità e creare valore. Come imprenditori, ma anche come creativi, come professionisti, dentro la community. E vi invito chi non fa parte a iscriversi a valinafrica.com/community e poi il gruppo Facebook e delle occasioni come questa di conoscenza, di condivisione. Dentro la community appunto siamo in tanti e siamo non solo imprenditori, ma in generale persone che vogliono creare qualcosa. Ecco, se il vostro obiettivo è semplicemente lavorare dalle 9 alle 5 e fare vacanze e andare in pensione, non è forse il compito giusto per tutti gli altri. Avete tutti un cartellino, nome, paese di interesse, parola chiave? Domanda? No, non tutti. Beh, in ogni caso vi invito a presentarvi alla persona di fianco, dicendo il vostro nome. Durante l'aperitivo ci sarà occasione di capire di più, oltre al nome, qual è il paese di interesse di questa persona, qual è il settore, qual è il, appunto, la parola chiave che l'ha portato qui questa sera. Ringrazio la nostra Giulia Zan per la diretta e saluto anche chi ci sta seguendo da casa e ringrazio tantissimo i nostri tre ospiti che presento subito. Partiamo dalle signore. Caterina Giuliani, co-founder di Corax. Alla mia sinistra Evrard Camden, fondatore di Camden Agro Industry in Camerun e autore di un libro, Lo spione industriale africano, quindi io ho un po' di timore in realtà a condividere il divano con lui perché mi rubelà sicuramente dei segreti industriali, però accetto di farlo per voi e per l'affetto che ho verso Bologna, verso gli studenti che mi ricordano me stesso una decina di anni fa. E da ultimo grazie davvero per la presenza a Pascal Ottaviani, cofondatore e CFO di Baobab Fruit Company Senegal. Per capire meglio la sua azienda, che appunto si trova in Senegal, guardate baobab.com. Molto semplice, ci racconta molto chiaro, molto caro anche. Ah, il dominio. Inizierei con Caterina, chiederti appunto di presentarti meglio quello che ho fatto io, quindi di raccontarci chi sei e perché hai fondato Corax in 3 minuti. Allora, io sono Caterina e insieme a Franco e Barbara abbiamo fondato Corax, che si occupa di progettare e sviluppare dispositivi biomedici in contesti di risorsa, in contesti di emergenza. E in particolare adesso stiamo sviluppando un prodotto che previene le infezioni di bambini ustionati. È una startup giovane, giovanissima, è nata da meno di 6 mesi al Startup Day di maggio dell'anno scorso. E non siamo ancora costituiti e questo è un po' il nostro progetto, continuare con lo sviluppo di questo prodotto e poterlo portare negli ospedali che abbiamo lo scorso mese e poterlo vendere, poter aiutare questa realtà. In sunto, abbiamo una storia molto breve, nasce da una mia esperienza personale in Tanzania ormai 5 anni fa, e ero lì per altri motivi, per un viaggio solidale, e quando mi sono ritrovata in un ospedale a far visita a un reparto di bambini ustionati e il medico ci ha detto molto rassegnato che c'era poco da fare, che sarebbero probabilmente morti di infezioni e me l'aveva un po' buttata lì dicendo: tu che sei un ingegnere biomedico,
risolvere questo problema. Io ho lasciato lì silente questa frecciatina, l'ho lasciata silente per 5 anni e un anno fa invece ho portato questo progetto come mio progetto di tesi in ingegneria biomedica e a marzo mi sono laureata e poi c'è stato lo Startup Day e quindi da 6 mesi siamo degli start-up. E siete appena rientrati da un giro in Africa orientale, giusto? Uganda e Tanzania. Esatto, siamo stati una settimana a Kampala con la Design School ABEC, dove Barbara ha frequentato una scuola di progettazione e coprogettazione di dispositivi biomedici insieme ad altri studenti del continente africano ed europeo. E mentre io e Franco abbiamo girato per ospedali per sentire feedback medici, sapere quali erano le problematiche, se effettivamente questo problema esisteva o era stata una mia sporadica esperienza. E poi altre 2 settimane abbondanti in Tanzania, dove abbiamo girato invece molto di più, abbiamo fatto un po' tutto il sud, Iringa, Morogoro, Tsavo, Lukami, e anche qua abbiamo girato tutte e 3 per ospedali, cliniche. Grazie, poi capiremo meglio. Si può passare a Evrad. Evrad? Sì. Evrad, raccontaci appunto chi sei e perché sei imprenditore, di cosa ti occupi e qual è il motivo per cui hai iniziato a intraprendere. Ok, prima di tutto, buonasera a tutti. Io mi chiamo Evrad Kander e ho studiato qua a Bologna ingegneria meccanica. Dunque, io sono camerunese e ho cominciato la mia impresa 3 anni fa, cioè nel 2017. E ho fatto la mia impresa, io stavo ancora studiando l'ingegneria meccanica qua a Bologna. Dunque, ho lasciato la mia impresa nel 2017 in Camerun, un'impresa che si chiama Camerun Agro Industria, cioè facciamo del pomodoro, nel succo di pomodoro e facciamo il succo di ananas mescolato con citron e facciamo il succo di ananas mescolato con ginger, dunque sì. Succhi naturali. Ginger. Sì. È usato quindi il principio di Henry Ford che diceva se non sai come chiamare la tua impresa dammi il tuo nome e funzionerà sempre. Ah sì sì sì. Complimenti. Sì sì sì. E volevo aggiungere qualcosa, se ho fatto l'impresa era perché ho visto che in Camerun ci sono tante terre così vuote che nessuno non usano, dunque io mi sono detto che perché non fare coltivare di ananas e fare dei succhi per tutti i giovani camerunesi, dunque adesso vendiamo i succhi un po' nella città di Yaoundé e un po' dappertutto in tutto il Camerun e spero che fra qualche tempo venderemo in tutta la regione dell'Africa centrale e forse chi ne sa in Italia. Spero che avremo presto un andare in Africa Meetup con un aperitivo a base di succhi Camden che prende street. Sì, sì, sì. Mi farà piacere. Per il momento possiamo averlo a base di succo di Baobab? Sì, sicuramente, però voglio fare una domanda. Prego. Coltivate tutti i pomodori, l'ananas, non avete problemi di pesticidi, di metalli pesanti, metalli leggeri? Sì, sì, come dire, noi abbiamo una tecnologia che ho adattato in Camerun, la tecnologia della serra, perché usiamo delle serre in Camerun. Cioè facciamo proteggere come le nostre coltivazioni, cioè la serra è un impianto che facciamo in bosco e copriamo bene con la plastica e ci permette di impedire gli insetti di entrare nella nostra serra. Con questo abbiamo dei pomodori così belli dopo 4 a 3 mesi, dunque non c'è bisogno di usare pesticidi. Dopo questo. Ah, complimenti, perché io in Senegal mi presento, sono Pascal e ho cominciato il business, chiamiamolo così, è diventato business dopo qualche anno, perché all'inizio è stato un bagno di sangue, perché nel 99 ho avuto una chiamata ed è arrivata
dal mio babbo, che veniva da, tornava da un viaggio dal Mali, era un tecnologo alimentare, e mi porta questo frutto di baobab. Non so se qualcuno di voi conosce il frutto del baobab, l'ha mai visto dal vero? Alzate la mano, chi lo conosce? Pochi. Allora, il baobab... Chi lo consuma abitualmente? No, vi spiego un po' perché è particolare, è un frutto molto particolare, l'unico frutto al mondo che si disidrata sulla pianta. Quindi il baobab lo conoscete tutti, è una pianta maestosa, molto longeva. E cosa succede? Durante il periodo delle piogge accumula acqua e genera appunto il frutto e rimane umido fino alla sua maturazione. Cosa succede? Durante il periodo secco, arido, la pianta recupera tutta l'acqua dalle foglie, dal frutto, da dove può, e disidrata completamente il frutto. Quindi in certe regioni, ad esempio in Tanzania, in certe regioni un po' più umide, questa polpa rimane ancora un po' umida. Invece in Senegal, in Mali, in Sudan, in tutta questa regione subsahariana, dove c'è molto caldo, il frutto rimane completamente disidratato, quindi questa polpa è in polvere, va semplicemente, tra virgolette, separata dai semi e confezionata. Quindi questa polvere di baobab che viene venduta in farmacia e in erboristeria, noi vendiamo soprattutto a industrie che producono marmellate, succhi di frutta, derivati diciamo dal baobab food, inizialmente non avevamo nemmeno capito come venderlo. Io so solo che mio babbo mi disse, Mauro mi disse, guarda, questo frutto ha una particolarità, è già secco, con un'attività dell'acqua molto bassa, è impossibile lo sviluppo di patogeni e sicuramente ricco in vitamine, fibre, minerali, cose che poi abbiamo studiato, abbiamo analizzato ed effettivamente aveva una valenza straordinaria. Mi dice, guarda, se vuoi io parto fra 2 settimane, se vuoi seguirmi ci metti tutta la pila che hai, tutti i soldi che hai, io ci metto, lui mi disse, anch'io tutti i soldi che ho e proviamo. E siamo partiti. Questo quanti anni fa? Nel 99. 20 anni fa? 20 anni fa, sì, io ero proprio sbarco, avevo 23 anni, adesso ne ho 43, appena compiuti, quindi sì, 20 anni fa più o meno. Inizialmente è stato veramente un bagno di sangue, perché eravamo sprovveduti entrambi, eravamo comunque europei, caucasici, ci siamo installati nemmeno a Dakar ma in un paesino vicino a Dakar, quindi ancora più diciamo isolati da quella che può essere una comunità occidentale, e inizialmente appunto abbiamo, non dico perso tutto, perché un container di polvere di baobab l'abbiamo fatto e l'abbiamo poi spedito in Italia, però siamo usciti in mutande. Perché appunto da sprovveduti, adesso infatti voglio leggere il tuo libro, vediamo che consigli dai, perché inizialmente bisogna sicuramente soffermarsi su ogni dettaglio, guardare esattamente chi si ha davanti, non farsi troppo influenzare dal fatto che magari si collabora con persone che non hanno quasi nulla, vivono con molto poco, e quindi lasciandosi influenzare un po' da queste persone si rischia di spandere un po' di denaro, di fare anche del bene, lo si fa per aiutare. Ecco, questo a noi ha causato appunto una perdita ingente. Però, nonostante tutto, abbiamo poi cominciato a produrre, ci siamo spostati in Italia per un anno, poi io sono tornato nel 2003 in Senegal, abbiamo provato in Mali a montare un'altra piccola unità, ma è andata molto male, c'è molta corruzione, molto molto difficile fare proprio industria. E poi tornando in Senegal nel 2004 siamo riusciti a mettere in piedi una micro unità che poi è diventata una macro unità che attualmente impiega quasi 300 persone in Africa, alcuni fissi, alcuni a tempo determinato, e produce circa, trasformiamo circa 500 tonnellate di prodotto grezzo. La, diciamo, la sede è ancora Tieste, ancora lì. Adesso abbiamo praticamente creato un'azienda parallela che ci serve per poter formare meglio le persone, perché c'è bisogno di formazione, soprattutto se si vuole certificarsi. Chiaro. Se ci si vuole certificarsi quality, ne parliamo. Sono iniziato in giro. Caterina, a che punto siete? Okay.
diciamo, con la tesi hai sviluppato un prototipo praticamente di questo device che, ripetiamo, è una sorta di incubatrice, sì, per bambini più esatto, grandi. Esatto, concentra tutte le caratteristiche che ci sono all'interno di una sala operatoria o di una stanza per gli ustioni all'interno di un piccolo device trasportabile low cost, quindi sì, una sorta di incubatrice appropriata per gli ustioni, per prevenire le infezioni. E quali sono, diciamo, adesso i prossimi passi, anche alla luce dell'esperienza che avete fatto in Uganda e in Tanzania, i prossimi passi per passare dal prototipo, diciamo, iniziale a, non so, un MVP, un prodotto appunto minimale ma che consenta di capire come costruirci un'azienda ad alto impatto sociale su questa idea? Allora sì, noi abbiamo un prototipo che è nato proprio in garage come nelle storie di startup. Quindi ovviamente nel nostro viaggio che abbiamo fatto in Tanzania e in Uganda l'abbiamo portato giù nello zainetto, però sì, l'abbiamo giusto mostrato, non potevamo di certo metterci dentro un bambino. Non era ovviamente un prodotto e quindi adesso, tornati da questo viaggio, siamo molto più motivati tutti e tre, visto che gli altri due ragazzi non erano mai stati in Tanzania e in Uganda. E siamo motivati comunque a portarlo in produzione, quindi a concludere la fase di sviluppo, di progettazione, poter fare anche una stima dei costi un po' più accurata e collaborare con dei produttori, dei fornitori e nel più rapido tempo possibile fare un MVP su cui fare anche trial clinici. Chi speri di incontrare dopo durante l'aperitivo, appunto abbiamo una sessantina abbondante di persone, ti piacerebbe che ci fosse chi? L'esperto di medical device in Tanzania o Uganda, perché poi la burocrazia è complicatissima, quindi c'è ovviamente un esperto di medical device in Italia probabilmente non saprebbe anche lui come iniziare in questi paesi perché c'è una procedura diversa, una certificazione diversa. C'è un esperto di medical device? Ingegneri biomedici? Ecco, una cosa. Però sono convinto qualcun altro che possa darti degli spunti o per la legge dei 7 gradi di separazione, 6 gradi. Ma io penso che qui dentro con 2 gradi possiamo arrivare più o meno ovunque, quindi non fatevi problema, questo veramente lo dico a tutti rispetto ai vostri progetti, ai vostri interessi, a chiedere agli altri se possono aiutarvi, magari a presentarvi a un'altra persona che sa darvi degli spunti utili. Volevo dire che il miglior contatto che ci è stato dato per Uganda e Tanzania veniva dal mio barista, che mi ha sentito parlare al bar, al telefono, che andavo ad El Salam e lui mi ha dato il contatto che poi ci ha aperto tutto, quindi aperti a tutto. Ottimo. Ivrard, sei d'accordo con, diciamo, anche a te è successo di incontrare casualmente persone che ti hanno aiutato nel percorso imprenditoriale? Sì, certo, io direi i miei genitori, perché essendo qua in Italia non è facile come dire fare gli affari tra virgolette e in campo, perché ci sono qua che hanno la voglia di fare come business in Africa, ma spesso quando mandano i soldi loro si fanno rubare dalla famiglia. Dunque io ho questa fortuna di avere i genitori così buoni che quando io mando dei soldi per fare le cose si fanno bene perché ci sono persone che lavorano per me. Dunque a volte io vado in campo e loro gestiscono, vedo che lì il lavoro che ho chiesto è stato fatto bene perché i genitori mi aiutano anche a sovvenire le cose. Dunque un po' questo per ultimare, io direi che la persona che vorrebbe fare gli affari, essendo qua, forse essendo studente, dovrebbe cercare delle persone di
le persone seriose si per fare business. Sì. E come fare a capire, perché la difficoltà di capire se un tuo parente è serio, è affidabile, oppure se tu gli mandi il denaro e questo qua chiama su un gruppo WhatsApp con 500 iscritti e facciamo una festa per 2 giorni con i soldi del RAN, come fare? Cioè, come hai fatto tu a capire che potevi davvero fidarti di te, oppure sei altre persone chiave nell'azienda, qualche altro parente oppure qualche... Qual è il segreto? Sì, il segreto è che per fare gli affari bisogna prima dare dei soldi, i piccoli soldi, vuol dire che non dare delle somme troppo grandi. All'inizio si può dare forse diciamo 50 euro per vedere come la persona gestisce. Se mangia i soldi, basta così. Ma quando forse dai 50 euro, vedi che la persona gestisce bene, dopo 200, dopo 500, dopo 800, e la persona gestisce sempre bene, allora è la buona persona. Dunque io faccio passo a passo. Dunque è un po' questo. E nel business ci vuole sempre fare fiducia, perché da solo non si può fare le cose, le grandi cose da solo, no. Ci vuole sempre avere fiducia in lui, a lei, è così, dunque è un po' questo. Pascal, il tema della fiducia. Ah, io ho fiducia solo al budget, cioè i costi. Allora, qual è il problema secondo me in generale del fare impresa? Che nessuno vuole mai mettersi seduto, non dico con un bravo commercialista, ma con un buon amico, di quelli proprio che ti dicono non funzionerà mai, è impossibile, e fare la lista dei costi, il plan comptable in francese. Quindi se uno vuole ad esempio montare un'impresa come la tua, sicuramente avrai dovuto mettere all'inizio una lista con tutti i tuoi costi, ad esempio comprare i semi, pagare l'affitto, pagare l'acqua, pagare quel dipendente, pagare quell'altro dipendente, le imposte. Cosa succede? Che da un'indagine mia personale che ho fatto in questi 20 anni d'Africa, solamente l'1-2% lo fa. E infatti il 98% delle imprese che io ho visto crearsi là in Africa hanno poi fallito. Perché in genere c'è molta enfasi, ci si può credere nel progetto, può essere anche qualcosa di innovativo e di funzionale. Però se inizialmente non ci si mette di butto buono a creare una lista dei costi, non funzionerà mai. È impossibile. Perché in quelle righe c'è esattamente, non tanto nelle righe di incasso, di guadagno, ma sulle righe di costo, i soldi sono lì, ma non tanto per spendere di meno, giusto per avere un controllo. E tu hai messo a punto, generale, mi raccontavi degli anni, hai messo a punto un sistema per gestire il budget. Sì, ho dovuto studiare, cioè non sono dottore commercialista, ma potrei esserlo, perché praticamente ho letto tutti i libri, ho avuto delle conferenze con persone che mi hanno spiegato esattamente come gestire un budget, e questo mi ha aiutato a diventare, a tenere in piedi proprio l'azienda. Quindi noi sappiamo già che l'anno prossimo spenderemo tot e incasseremo tot forse, ma quello non si dice mai. Cioè in genere si dice quanto spenderò l'anno prossimo, ce li avrò i soldi più o meno per tenere in piedi un anno intero di impresa. Noi in genere chiudiamo il budget ad agosto per l'anno successivo. Sembra una cosa impossibile, ma invece basta semplicemente un po' di pazienza e soprattutto, secondo me, darsi qualche martellata sui piedi ogni tanto, dire cazzo, ho speso troppo. Avevo previsto di spendere quanto non avevi nemmeno previsto e li hai spesi. Quindi tutti i giorni aprire il budget e tutti i giorni verificare se si sta rispettando quella spesa o meno. Quella fiducia è importante, anche quella. Una parentesi sul budget, poi torniamo sulla formazione. Ok, volevo chiedere come fai tu per sapere che, perché anche si può elencare delle cose da pagare, le spese, tutto questo, ma in Africa loro facendo anche così si ruba.
Perché se alla fine non si parla... No, devi licenziare, cioè non devi dare una seconda possibilità, mai. Se cominci a dare delle seconde possibilità a una persona che secondo te, sì, anche solo col cuore delle volte, non c'è bisogno che uno ti rubi 50 euro. Se il tuo cuore ti dice in quell'istante che tu conosci quella persona che non può funzionare e che magari, non dico che magari è ladro, ma che magari se ne approfitta un po' del tuo tempo, della tua posizione, della posizione che ti puoi dare in azienda, lo metti fuori immediatamente. E a costo anche di pagare poi dei danni. Io ho dovuto mettere fuori, sono passate circa 4.000 persone da me a lavorare, 1.500 sono stati licenziati in tronco. Okay. Poi tanti mi hanno denunciato, tanti mi hanno portato in tribunale, però alla fine ho sempre sì. Ma volevo chiedere, per quanto riguardano i soldi per il calcolo, si fa ogni giorno, se fosse si vendono dei fluidi di baobab, si fa i conti ogni giorno o si fa ogni 3 giorni, 5 giorni, una settimana? Ma tutti i giorni. Ti devi avere un buon gestionale, un software molto semplice, puoi farlo anche in Excel, dove tu tieni traccia di tutte le entrate e le uscite dei prodotti materie prime, dei prodotti finiti che tu stai facendo entrare o facendo uscire, e di tutti i movimenti di soldi che avvengono sia in banca sia in contante. Con queste 6, diciamo, tabelle, quindi entrate e uscite, materie prime, entrate e uscite, prodotti finiti nel nostro caso, perché noi facciamo questo, non facciamo servizi, produciamo e poi vendiamo, e poi hai una tabella per la banca, entrate e uscite, una tabella per la cassa, entrate e uscite, poi se hai più banche avrai più tabelle. Ok, per fare girare l'impresa ci vuole andare 24 ore a 24, se non mi sbaglio. No, sì, ma volevo chiedere perché in Africa c'è molto problema di la luce, sì. C'è molto problema di luce. Volevo sapere come hai fatto tu se di gruppi elettrogeni, gasolio, però cercando di stimare più o meno per quanti giorni più o meno all'anno viene tolta corrente e quindi quante ore di gruppo elettrogeno dovrei impiegare e quanta benzina mi servirà. Sono un po' dei voli che ti fai, che ti devi fare, cioè, perlomeno lo devi sapere che ti tornano la corrente, quindi il gruppo o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi se tu vuoi fare veramente business e dire io voglio produrre tutti i giorni, a tutti i costi, ti dovrai dotare di un gruppo elettrogeno. E dire che le mie macchine quanto consumano, chiami un elettricista e con l'amperometro ti dice le mie macchine consumano 50 ampere ora. Ti serve un gruppo elettrogeno per farle andare tutte, ma tu gli dirai no, quando va via la corrente posso farne andare solo due. Quindi prendo un gruppo un po' più ridotto che consuma un po' meno. Pascal, quanto mi costa una giornata di produzione senza corrente con gruppi elettrogeni a spalle? Ma no, adesso abbiamo un buon gruppo, sui 300 euro. In passato erano 1000 euro. 1000-1200. 24 ore, sì, però sì, possiamo andare tante macchine. Cioè, certo. Se tu non hai dei forni, se non hai dei frigo, se non hai delle macchine importanti che consumano, non so, dipende anche il costo del gasolio che avete voi lì, la manutenzione minima per i gruppi elettrogeni, però è tutto da preventivare. Cioè, fa male per un imprenditore mettersi lì, un imprenditore vorrebbe vedere solo le vendite, e invece secondo me è proprio sui costi che uno si deve soffermare, prevedere quello che può succedere, perché in Africa, cioè, di così particolarmente grave che ti possa far bloccare la produzione, cioè, almeno in Senegal c'è la pioggia, quando piove, eccezionale, piove, che piove il mondo intense, devi spegnere tutto, altrimenti metti a rischio l'impianto, però poi in genere... Chiaro. Ma, dai, ti prenoto per magari una sessione in diretta del Trovare in Africa Business Club, che è la membership dedicata a chi vuole... No, ma ho aiutato qualche ragazzo là in Senegal a fare vendite, a mettere in piedi delle micro gestioni però commerciali, non produttive, commerciali, certo, di entrate e uscite, e stanno funzionando, sono piccole realtà, però
si tirano fuori lo stipendio fin da subito, questa è un'altra cosa che consiglio sempre, cioè, certo. Primo mese voi aprite una startup, tiratevi fuori anche solo 300 euro e li mettete in margine, gennaio 300 euro, febbraio 300 euro, poi se ce la fate a tirarveli fuori bene, se non ce la fate almeno li avete previsti. Chiaro. Caterina, voi ad oggi state pagando stipendi? Adesso ci prenderemo uno stipendio. Il prossimo mese, esatto. No, gennaio. Adesso ci sono anche arrivati dei fondi. No, vabbè, però sì, diciamo che questo lato, il business plan, prevedere i costi, un po' così, è la nostra preoccupazione adesso principale in questi giorni, soprattutto stiamo facendo un bando dove ci chiedono i costi per partecipare a una fiera fra 3 anni, cioè non sappiamo niente, quindi cioè, sappiamo un po' le difficoltà soprattutto per 3 neolaureati che non hanno nessuna conoscenza di queste cose economiche e poter sì, fare una stima dei costi con quello che abbiamo. A volte è meglio non avere nessuna conoscenza perché almeno hai un po' meno paura. No, scherzo, per i soldi impari, certo. Stiamo studiando, ormai da 6 mesi che facciamo corsi su queste cose e abbiamo appena scoperto cos'è un SRL, però diciamo che siamo a questo punto, cioè nel senso ci vogliamo tre ingegneri. Sì, tutti e tre ingegneri biomedici e io mi sto specializzando diciamo in questo lato più economico e altri sulla produzione. Chiaro. Adesso giusto un'ultima domanda, intanto vi invito a pensare se avete, perché se abbiamo ancora un attimo di tempo, e se avete delle domande per i nostri tre ospiti, di non essere timidi. Però un'ultima domanda a Edrard. Sì. Cosa consigli appunto a un ragazzo, in particolare un ragazzo appunto di origine africana che voglia trasformare un'idea in un progetto di business. Se dovessi dargli proprio un consiglio, anche magari partendo dagli errori o dall'esperienza che hai accumulato, cosa diresti? Sì, prima di tutto io direi di molto leggere, ma non solo forse i libri del programma, ma leggere i libri per quanto riguarda il business, perché ci sono americani famosi che hanno scritto dei libri per quanto riguarda l'imprenditoria, sì. Come c'è un libro forse, tra virgolette, che si chiama, si dice in francese, Père Riche Père Pauvre, Robert Kiyosaki, cioè qualcuno di molto famoso. Dunque dovete molto leggere, guardare anche su YouTube, guardare tutti i diversi business che si può fare. Potete anche andare sulle pagine Facebook di diverse persone che lanciano dei business in Africa. Dovete sempre andare nelle conferenze, nei seminari per avere delle nuove idee, perché si deve ogni giorno cercare e imparare delle cose. E non avere paura, perché facendo un passo verso l'oscuro si va avanti, dunque fare un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, è così che dopo si diventerà piano piano un imprenditore. E nel tuo libro mi racconti quella che è la tua esperienza e dai delle provocazioni agli studenti africani, cosa devono aspettarsi chi leggerà il tuo libro? Sì, per qualcuno che legge il mio libro, sì, lui imparerà come fare per trovare delle buone idee per l'imprendimento. Loro troveranno come fare per montare un buon business. Loro impareranno come fare per montare una società a responsabilità limitata. Loro impareranno come fare per avere un altro business con pochi soldi. Dunque ci sono tante cose così che si impara nel libro e alla fine del libro si parla di 20 business diversi, ben spiegati, e
dicendo questo qualcuno può anche fare la sua impresa con la tale di tempo. Sì, si trova su Amazon. Il libro lo si può comandare già la mia pagina Facebook Camper Agroindustria. Dunque c'è la mia pagina Facebook qua, vi scrivete, io vi rispondo. Oppure forse andate su Amazon, ma meglio scrivere sulla pagina, così rispondo e avete i libri. Chiarissimo, grazie ancora. Pascal, un appunto finale sulla formazione. Avete creato una seconda azienda dedicata solo alla formazione. Perché volendoci certificare IFS, che è un po' uno standard quality, abbiamo ISO 22000, BRSE o IFS, la prima cosa che un auditor quando viene, un ispettore viene, è capire se tu hai formato correttamente i tuoi impiegati, i tuoi labor work. Noi, essendo ormai troppo produttivi, perché per 20 anni abbiamo fatto le stesse cose, quindi raccolta, foresta, produzione, avevamo un po' distolto le attenzioni dalla formazione e quindi abbiamo creato una struttura che è sempre lì dentro, nell'impianto, però una struttura diversa, siamo sempre noi, però si occupa esclusivamente di formare il personale, ma non per avere la certificazione. Cioè la certificazione quality si chiede non tanto per avere una label da applicare sull'etichetta, ma si fa un po' fine a se stessa, perché certificandosi si deve prestare per forza attenzione a qualsiasi dettaglio. Quindi i materiali usati, i cicli di produzione, i cicli di sanificazione, i cicli di formazione, cominciare a dividere l'impresa in département e secteur, quindi per ogni settore avremo diversi costi, diverse formazioni, diverse attenzioni che noi in quanto produttivi non siamo riusciti a scindere. Siamo sempre noi, però diciamo che ci cambiamo il cartellino. Certo. Esatto, ed è fondamentale, è questo che ci sta portando verso una futura certificazione. Non siamo ancora certificati, siamo certificati bio, BioNOP per gli Stati Uniti, kosher, però non sono certificazioni quality. C'è un prodotto bio. Non è detto che sia sano, invece un prodotto certificato, diciamo ISO 22000, IFS, International Food Standard o BRSE, abbiamo una garanzia un po' più elevata, anche se anche lì purtroppo siamo in un campo dove i soldi comprano tutto. Tre domande proprio finali, se non hai ancora scritto un libro nella tua vita, non lo scriverai magari? No, adesso stiamo lanciando un prodotto nuovo che uscirà a febbraio, Top Secret, è un mix di fibre vegetali che praticamente andrà a sostituire il lievito. Stiamo facendo pane, birra, latticini, formaggio. Ma prodotto in Senegal o qui? No, è un mix di fibre vegetali. È un mix tra cui anche... Qua a Bologna. Qua a Bologna. Sì, Galleria d'Agosto. No, in seconda domanda, non hai dei campioni di succo di bambola stasera? No, ma noi facciamo solo polvere. È confezionata in grossi contenitori da 20 kg e olio di baobab sempre in fusti da 190 kg per industria. Noi non facciamo prodotti finiti. Sì, perché sai che a me... Ma si fanno dei prodotti per gli amici. Fatima Gatti mi aveva mandato dei campioni, cioè di Pascal. Sì, sì, ma sono più per gli amici, non li faccio nemmeno pagare, perché tutti mi chiedono, ma sto baobab, che allora gli do un lievito di baobab e una polvere di baobab da provare. E terza e ultima cosa, se dovessi dire proprio una parola o una frase come consiglio a un giovane, a un Pascal che 20 anni fa lavorava qui come cameriere, che vuole ascoltare il cuore. Ascoltare il cuore, la prima intuizione è sempre quella buona, che sia giusta o che sia sbagliata. Grazie, grazie davvero. Domande oppure anche se avete un progetto su cui volete un riscontro rapidissimo in pochi minuti. Prego Alessandro. Sì, sì. Mi chiamo Alessandro, presento una società italiana, si chiama Adrenalini. Adrenalinic. Adrenalini, che non vendiamo per no, mi interessava molto una considerazione, e quei ragazzi, Pascal, siamo ragazzi che siamo tutti ragazzi.
quindi Pascal e Evrard. Evrard. Noi siamo un'impresa nel mondo beverage, quindi bevande, in particolare energy drink. Saremo l'azienda italiana, 100% italiana, che andrà ad affiancare Red Bull e Monster. Io provengo da 20 anni di multinazionali, quindi quando parli di business plan, la nostra azienda è nata 6 mesi fa, da 3 mesi abbiamo iniziato a vendere e a consegnare, però è un progetto business plan che ha 2 anni e mezzo di vita, quindi mi piacerebbe collaborare in questo senso con entrambi. E hai parlato di vendere i succhi in Italia. Noi siamo solo all'inizio, il nostro brand è... Microfono, così ci sente anche i superstiti della diretta del gruppo. Il nostro brand, adrenalini.com, basta vedere il sito, è nato 6 mesi fa, ma in realtà è registrato già in Italia, nei paesi europei, nella maggior parte dei paesi, tra virgolette, che contano. Canada, Stati Uniti, America, eccetera. Sono qui stasera proprio perché il Valle dell'Africa mi interessa molto. Io sono stato in Kenya, Tunisia, Marocco, Egitto, altri paesi. Mi interessa molto Senegal, Camerun, quindi una possibile collaborazione. Durante l'aperitivo sicuramente, ecco. Assolutamente. L'ultima considerazione. Anch'io partirei da una cosa semplicissima, cuore e testa. Cuore deve essere la passione, segui quello che ti piace fare, e la testa, perché il business plan, i numeri, contano. Certo. 20 anni di esperienza multinazionale vi garantisco servono se. Il punto è riuscire a mixare, grazie per mixare i due aspetti, perché appunto solo di cuore si va a schiantare, solo di testa e solo di numeri, a quel punto uno il giusto mix, il giusto equilibrio. Grazie a voi. Altre considerazioni, domande? Prego, si può passare il microfono. Ciao a tutti, io avrei una domanda a fare. Se puoi presentarti. Sono Landry Jospin, faccio ingegneria energetica. Allora, l'anno scorso ho partecipato al Student for Africa. Ho avuto la fortuna di essere fra gli 80 progetti ritenuti, però non sono riuscito ad andare fino alla fine, 30 progetti ritenuti, perché il mio progetto mancava di efficienza. E cioè, per certa dico, non avevo abbastanza conoscenze pratiche. Per finalizzare il progetto era il nome del progetto era Biogas Bioenergy. È un progetto per trasformare materie organiche in energia elettrica, per trasformare in biogas e anche per trasformare in un fertilizzante, anche un biocarburante anche. Allora tutta la teoria ce l'avevo, però la parte pratica non la conoscevo, e mi dico che è per quella ragione che non sono riuscito a essere fra i 30 progetti. Allora, che consiglio avresti a dare a qualcuno che vorrebbe iniziare un progetto però non sa la parte pratica, però conosce solo la teoria? Una domanda per capire, durante quest'anno hai fatto dei passi avanti al di là del programma di incubazione dell'università, hai fatto dei test, hai fatto... No, niente. Cosa consiglieresti? Ok, il consiglio che io farei è di fare tante fiere, perché nelle fiere ci sono fiere per quanto riguarda il tuo ambito, cioè la trasformazione degli organici in gas. Dunque c'è la fiera qua a Bologna, c'è un'altra fiera a Milano, c'è un'altra fiera un po' dappertutto in Italia, dunque devi andare su internet, guardare l'ambito nel cui tu vorresti sviluppare il tuo business e andare alla fiera, perché lì ci sono dei professionalisti che fanno nel tuo ambito e poter
potersi andare lì e chiedere forse delle formazioni pratiche. Dunque è così che faccio. E tra virgolette questo si chiama un po' lo spionaggio, perché i cinesi hanno fatto così per sviluppare il loro paese. Dunque si va a imparare nelle diverse imprese qua e dopo si va, si fa un center per fare le sue cose per bene. Spero che ho... Sì, sì. Ok. Pascal, in due parole proprio. Però tu l'idea ce l'avevi già? Sì. Allora se hai 1.000 euro, spendili nel venderti al meglio e poi vai alle fiere. Ti prepari la tua idea, ti fai aiutare da qualcuno che sa scrivere bene e comunicare bene la tua idea, che la capisce, che la mette su una brochure, su un dischetto, su una chiavetta, su dove vuoi. Però tu quando vai a queste fiere, oltre che recepire quello che gli altri già fanno, se tu l'idea ce l'hai e la vuoi vendere o vuoi essere finanziato, perché all'inizio cioè, i soldi o ce li hai o non ce li hai. Se non ce li hai, come in genere succede in tutte le start-up, ed è normale, devi per forza venderti o vendere il progetto o vendere una parte del progetto a qualcuno che ha questi denari, ha questi soldi e ti dà una mano poi a implementare veramente quel progetto per poi avere un profitto. Quindi se hai 1.000 euro da parte, vai da un bravo comunicatore e gli dici mi fai una brochure che spacca sul mio progetto. E poi vai alle fiere e ti dici guarda come sono bello e in più guarda che progetto che ho. Non dire tutto, la metà. Se è buono può bastare. E se posso, valuta se non puoi iniziare a affrontare il tuo percorso imprenditoriale come libero professionista. Quindi fai uno scale down, anziché montare l'impianto da biogas che magari bisogno di, non lo so, 100.000 euro che non ce l'hai, ma tu hai solo 1.000 euro in tasca, con quei 1.000 euro vai a pensarti come, ad esempio, consulente per che paese vieni? Camerun. Come consulente per chi vuole avviare l'impianto di biogas domestico, e questo magari lo inizia a fare con davvero una pagina Facebook, un sito molto semplice, andando a rendere accessibili comunque le informazioni che tu in quanto studente di ingegneria energetica in Europa hai, e rendendole proprio semplici da capire. Questa opera di divulgazione ti porta un interesse intorno e tu dici bene, se vuoi che ti seguo appunto come consulente mi paghi X e ti seguo con un percorso. E un tipo di, diciamo, progetto di questo tipo ha bisogno veramente di un budget minimo, ha bisogno che ci investi tanto tempo, magari ci metterai un anno a studiare, capire come impacchettare l'informazione, capire chi è il tuo obiettivo. Ma poi oggi la fortuna che abbiamo, noi siamo di una ricerca mediamente nell'Italia, stiamo 2 ore al giorno sui social media, ma stiamo in gran parte da consumatori, quindi ricevere informazioni, ricevere i video dei gattini o dei... Non siamo, tranne in pochi di noi, produttori di contenuti che siano utili, diciamo, alla nostra vita e agli obiettivi che magari abbiamo nel futuro. Secondo me anche la provocazione che sì, può lanciare anche una storia come quella di Ebrardo, è che penso più o meno siete coetanei, e di pensare ai social media come a uno strumento per raggiungere dei clienti e così facendo iniziare a avere dei flussi positivi di cassa, perché quello che conta non è tanto il fatturato ma il cash flow e eventualmente i margini, perché anche se fai un fatturato da 10 milioni e non ne spendi 9,99 sei comunque senza soldi. Se invece inizi a fatturare 1.000, 2.000, 3.000 spendendo poco, hai la libertà per sperimentare, per imparare. Questa è un po' una provocazione di lancio ed è un po' diverso che la startup stile Silicon Valley che punta a diventare un unicorno da 1 miliardo di capitalizzazione, che consentitemi, non sarai mai, nessuno di noi farà mai un unicorno sul il succo di Baobab o i device biomedicali. La mia provocazione è pensiamoci più come
non so, artigiani digitali come piccole e medie imprese che sia in Italia sia in un paese africano puntano a fare cose fatte bene e a durare nel tempo, né? Quindi non a giocarsi da tutta la mia quota di borsa domani o se no chiudo a casa tutti. Non è secondo me questo il modello corretto né per l'Italia e tanto meno per il Camerun, serio. Una domanda dal fondo, poi proseguiamo anche durante l'aperitivo, se volete chiederci il parere delle cose cercheremo di girare e essere disponibili per tutti, prego. Buonasera, sono Blu, sono senegalese. Sappiamo tutti che in Senegal ci sono multinazionali come tutta l'Africa. Volevo chiedere nel vostro guadagni se state facendo anche il 1%, il 2% per l'educazione, perché abbiamo bisogno davvero dell'educazione sui multinazionali che ci sono in Africa, quindi quello che l'Africa ha bisogno è l'educazione. Quindi volevo chiedere se state facendo anche delle scuole, delle cose che noi veramente ci teniamo tanto. Grazie. Allora, io non sono una multinazionale, facciamo un fatturato, cioè, è molto molto basso, non siamo per niente multinazionale. E in più no, non stiamo facendo, cioè non stiamo dando delle percentuali così, passatemi il termine, alla cazzo. Perché il problema è questo, è tutte queste idee, queste associazioni, questi progetti dove ti fanno mettere un 1, 2, 3%, poi alla fine non sai mai dove vanno a finire quei soldi. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preferito investire in formazione alle persone che lavorano con noi, non ad altri. Perché quando si comincia a parlare di altri si perde poi il controllo. Ad esempio Ecocert lo fa, ce l'aveva richiesto, IMO, è stata poi acquisita da Ecocert, avevano IMO uno standard di social responsibility e di fair trade, dove ti obbligavano a dare una percentuale dei tuoi proventi per fare formazione, per dare aiuti. Noi ci siamo rifiutati, siamo usciti dallo standard, perché noi non diamo soldi così. Cioè io se ti do anche solo 1000 francs, sono 2 euro, 1,5 euro, voglio sapere dove vanno a finire. Quindi soprattutto in Senegal avete purtroppo, lo dico da italiano, forse siamo messi peggio noi, però avete un sistema politico dove sono tutti a raffoni, è vero o no? Sì, no, è vero, perché purtroppo lo sappiamo tutti che noi siamo messi peggio, eh? Militati dei francesi, quindi comanda, certo. Sì. Comanda il franco cefa che è legato al vecchio franco, sì. Che è legato all'euro, okay. Ma non è solo quello, è proprio la politica, perché poi quando si comincia a finanziare dei progetti c'è sempre la politica che interviene. Quindi noi ad esempio in Senegal non siamo mai stati intervistati, non abbiamo mai chiesto l'aiuto a nessun ministero, non siamo andati dai marabù, non siamo andati a Touba, non abbiamo chiesto aiuto a nessuno. Questo è interamente autofinanziato? Interamente autofinanziato, sì. Piano piano, cioè abbiamo chiesto dei soldi in banca anni fa, ma poi ce l'abbiamo fatta, piano piano. Però sì, Senegal è particolare come paese, molto. Lavorare con le istituzioni, anche bancarie ad esempio, sembra una stupidata, però ad esempio le banche, dalla SGBS, che è Société Générale, a CBAO, ad altre banche con le quali collaboriamo, perdono i documenti. Cioè, ti fanno un fido e poi perdono i documenti, ti dicono ma tu non mi hai pagato, ma come mi hai pagato? Mi hai preso, hai ritirato i soldi, ho perso i documenti. Oppure vai in dogana per fare un passaggio di un'autovettura e te la intestano ad un altro nome. E c'è molta impunità purtroppo in Senegal, quindi quando qualcuna di queste istituzioni non funziona o fa degli errori, magari sono semplici sviste, non c'è sempre malafede, spesso c'è semplicemente si sbagliano, perdono dei documenti, non fanno le cose fatte a regola d'arte. E nessuno poi viene punito per questo. Cioè non viene il gendarme e ti dice tu dovevi fare X, hai fatto Y, hai creato un disagio, tipo
un incidente è successo recentemente, fortunatamente uno dei ragazzi che lavorano da noi sta bene, c'è stato un grosso incidente tra due bus, nessuno dei due bus, dei due driver aveva né la patente e i bus non erano assicurati, nessuno ha detto niente, cioè c'è molta impunità, quindi si fa fatica a regalare così dei soldi, preferisco creare attorno a quello che abbiamo creato a Chiesa, appunto all'industria, e aiutare direttamente, aiutare non è un aiuto, è una formazione, noi preferiamo formare le persone a fare tante cose. Questo fa parte anche dell'educazione, quello che lei sta dicendo. L'educazione purtroppo non ci siamo ancora arrivati, che è un campo un po'... L'educazione di che età? No, noi educhiamo i lavoratori maggiorenni che hanno avuto, tra virgolette, la fortuna di lavorare con noi a lavorare meglio, ad imparare qualcosa di nuovo che sicuramente gli permetterà di vivere una vita un po' più entusiasmante, no? Volevo dire, per quanto ci riguarda la camera di industria, abbiamo già cominciato delle formazioni in senso di come fare per gestire una sera, fare crescere del pomodoro dentro una sera. Dunque questa è la formazione in quel senso, ma non è educazione di base, cioè di un ragazzo di 10 anni, no, è una formazione per il lavoro specifico, sì, è questo. E abbiamo previsto per 2020 di fare anche altre cose. Di fare cioè altri al pomodoro, faremo delle piante specifiche del cavolo, in italiano non so come dire, sì, ma faremo solo delle formazioni tecniche, solo questo, grazie. Prendiamo un'ultima domanda, poi ultime due ma velocissime, in fila, uno e due, il microfono vai. Ciao, sono Amadi, sono uno studente di Generale. Una domanda per voi due, cioè più o meno tutti, ma come l'Africa vi ha aiutato nella vostra impresa? E poi, cioè, cosa guadagna l'Africa, cioè cosa vi date all'Africa dal vostro prodotto? Ecco. Seconda domanda, andiamo pure... prego, prendi il microfono dietro. Vai, allora. Sì, io mi chiamo Cem, sono algerino, ho 23 anni, faccio la magistrale in ingegneria elettrica. E la mia domanda è, cioè, una persona che deve fare uno startup, un progetto, un'idea in Africa, cioè io mi domando cos'è l'opportunità che c'è in Africa, perché non la fa in altra parte, cos'è l'opportunità, cosa sono i vantaggi, che svantaggi abbiamo visto, più o meno, ma cos'è il vantaggio in fare un progetto in Africa? Sì, io comincio con te, perché la tua domanda io ho già avuto a trattare di questo, sì. L'opportunità che abbiamo in Africa è che qua le cose sono già quasi fatte, vuol dire che qua tutto, non per dire che tutto è già stato preso qua, perché qua ci sono gli industriali e i consumatori, che siamo noi. Che vedo qua, mentre in Africa ci sono ancora dei settori vuoti, tanti vuoti, cioè per quanto riguarda i terreni, ci sono tanti terreni vuoti nel tuo paese della terreria, cioè si può ancora fare delle imprese, dell'agricoltura, della banca, tante cose. Allora, per qui parliamo dell'Africa, perché è il futuro, perché fra nell'anno 2050 ci saranno 2 miliardi di africani, vuol dire che ci sarà un mercato grande, mentre qua in Europa ci sono 800 milioni di europei, e con andare del tempo cresce sì. Dunque per quella ragione per qui l'Africa è un'opportunità, perché ci sarà un grande mercato. Anch'io, nel senso, noi ci siamo focalizzati su un continente africano perché avevamo visto questa necessità, e quindi l'idea parte dal bisogno, e il bisogno l'abbiamo visto principalmente lì. Nonostante ci sia anche un mercato comunque in Italia, abbiamo collaborato con gli ospedali dei centri italiani.
Però anche io volevo dire che effettivamente, cioè, il nostro sarà ormai un mercato saturo, invece un mercato potenziale, quello africano, cioè in totale crescita, assolutamente, è un investimento, si azzarda. Cosa mi ha detto l'Africa? Allora, io ovviamente non ho l'esperienza che hanno avuto gli altri, nel senso che ci sono stata tre volte, tre mesi, però tantissimo, in questo poco tempo posso dire che veramente, cioè, è molto coinvolgente, e quindi è questo il desiderio poi di continuare su questa strada. Io dico solo che l'Africa mi ha dato l'entusiasmo di essere sempre positivi, anche quando sei proprio nella disperazione più totale. Io sono partito che era un po' fighetto, e invece sono tornato proprio vedendo delle persone che, al di là del fatto che abbiano o non abbiano, proprio in situazioni estreme, quasi in fin di vita, essere comunque sempre positivi, loro e la loro famiglia. E avete la capacità, almeno io per quel poco che ho visto d'Africa, Senegal, Mali, questo Gaborio, quella zona un po' est-africana, di sostenervi enormemente tra di voi, cioè non solo tra le famiglie, ma proprio queste mega famiglie allargate fanno in modo che tutti comunque siano entusiasti di vivere, no? E questo a me... Grazie. A voi.